fra le varie associazioni che parteciperanno al Grand Prix della pasticceria, che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio sulla Marina di Castellammare di Stabia, abbiamo la presenza qui alla conferenza stampa di presentazione nello storico Caffè Gambrino di Napoli di Sergio Piccù, altrettanto storica associazione dei pizzaioli napoletani. Naturalmente non potevamo mancare come pizzaioli, anche perché sapete, l'arte bianca fa parte anche dei pizzaioli, e certamente i pasticcini insieme ai pizzaioli sono quelli là che, insieme anche ai panettieri naturalmente, sono quelli che portano viva la cucina sia napoletana che italiana. Insieme a tutti gli altri, associazioni, che logicamente Mina, il direttore del Belva, tutta un'accoglienza che Napoli fa al turista, con tutte le associazioni, l'AIBES, l'ADA, la Mira, la FIC, l'AIS, e quindi Sergio Piccù non poteva mancare. Certamente, non mancherò assolutamente. Presentazione del Grand Prix della pasticceria, che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio sulla Marina di Castellammare di Stabia. Oggi si presenta al Gambrinus, storico locale di Napoli e uno dei più storici d'Italia. Abbiamo la presenza di uno dei partecipanti a questa manifestazione, che sarà protagonista nelle quattro giornate dell'evento. Allora, io sono uno che faccio parte dell'organizzazione, sono il presidente dell'Unione Pasticcere Campane, quindi porto più di 20 partecipanti in tutta l'Italia, e quindi ho coinvolto un po' tutti i pasticceri per fare questa gara. Cosa farete? Allora, la gara consiste, pratica, è da portare un dolce, una monoporzione, e utilizzando un prodotto del nostro territorio. Cioè, ognuno che partecipa deve utilizzare un ingrediente del territorio. Bellissimo, quindi una valorizzazione dei prodotti del territorio, cosa importantissima, perché per dare più valore, diciamo. Io sono il rappresentante sono l'ambasciatore del Doc Italy. Sono l'ambasciatore del Doc Italy per la Campania e dei prodotti Doc Italy, e quindi la valorizzazione di questi prodotti è molto importante. Grazie a voi che lo utilizzate, e ci sarà anche una premiazione, ovviamente. Cioè, ci sarà tante premiazioni. Diciamo, il concorso dura 4 giorni. Il primo giorno è per professionisti, il secondo per i ragazzi dai 16 a 21 anni, il terzo giorno per casalinghe e il quarto è dolci in barca. Quindi saranno 4 giorni di gara. Quindi per i professionisti è il primo giorno, poi sarà tutto così che scivola. Una bellissima manifestazione, quindi ci crediamo molto. Ecco. Benissimo, una manifestazione a ingresso libero, quindi invitiamo tutti ad essere presenti almeno in una giornata di tutte, se in tutte è meglio ancora. Un bellissimo evento, il Grand Prix della pasticceria, che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio sulla Marina di Castellammare di Stabia, non poteva non avvenire in uno dei più storici locali di Napoli e d'Italia, il Caffè Gambrinus, che ospita questa presentazione dell'evento, e per il quale abbiamo Massimiliano Rosati, che è anche un iscritto della Mira ed è responsabile dei locali storici della Campania per la Mira. Massimiliano, la partecipazione a questo ti fa piacere per quale motivo? Ma tanto per cominciare, io frequento il mondo della pasticceria da 20 anni, grazie ovviamente alla mia famiglia e alla partecipazione e alla gestione di questo splendido locale. È importante un Grand Prix del genere, perché per anni, per il passato, mi vedevo come un elemento esterno, perché tante volte erano al nord che si vedeva organizzare questi eventi, e vedevi anche persone, pasticceri, che non erano all'altezza dei nostri, che facevano magari delle dimostrazioni, erano bravi a parlare, bravi a dimostrare, ma nella sostanza creavano dei prodotti che non erano migliori dei nostri. A noi servivano queste manifestazioni. Adesso il Grand Prix della pasticceria è un evento che permette di valorizzare i pasticceri, permette di valorizzare i prodotti del territorio e permette di valorizzare anche le aziende che fanno parte della Campania, e quindi portare Napoli, la Campania e tutto quello che rappresenta nel mondo.
Noi, per meglio valorizzare tutti i prodotti del territorio, abbiamo voluto coinvolgere tutte le associazioni, a cominciare dai direttori d'albergo. Abbiamo qui il presidente dell'ADA, Associazione Direttori d'Albergo della Campania, Giuseppe Bussetti, che praticamente, perché quando l'accoglienza arriva a Napoli, quando il turista arriva a Napoli, la prima accoglienza viene fatta in albergo, perché è l'albergo che accoglie il turista. Poi logicamente si sposta nel bar a prendere il caffè, come al Gambrinus, poi si sposta anche nei ristoranti dove viene accolto dai maître della mira, e poi ci sono la cucina che viene fatta dalla FIC, dai cuochi della Campania, che quest'anno sono gloriosi per aver vinto la Coppa Nazionale della cucina italiana a Rimini ultimamente. E poi anche per l'Ibes, che li accoglie con i suoi drink, e per l'Ais, che serve i vini, e abbiamo tutti, insomma, l'accoglienza di tutte le associazioni. E in questo momento vicino a me c'è il Giuseppe Bussetti, che è il presidente e direttore dell'albergo della Campania. Sì, innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito. Quello che ho sentito dire è giusto, l'evento che verrà realizzato è un evento sicuramente importante, legato ovviamente non solo alla nostra tradizione pasticcera, ma sicuramente a tutto quello che è poi il comparto turistico e di accoglienza del nostro territorio, perché come ben sappiamo i turisti a Napoli e in Campania vengono molto volentieri, vengono soprattutto e anche per un turismo enogastronomico, e da qui poi nasce la necessità dei professionisti del settore, quindi di tutte le associazioni di categoria che danno poi vita a questo mondo fantastico che è il turismo e l'accoglienza e l'enogastronomia. Abbiamo qui vicino a noi anche chi chiuderà la manifestazione alla grande, perché un gran tenore come Giuseppe Gambi non è tanto facile averlo, anche perché lui è sempre impegnato fuori, e però per un affetto per la sua Campania, un affetto per tutti noi, ha voluto dedicare un momento nella serata conclusiva di questo evento che si svolge dal 28 aprile al 1 maggio a Castellammare, sulla marina di Castellammare di Stabia. E cosa farai nella serata conclusiva? Grazie molte per l'invito, innanzitutto un saluto all'organizzazione Grand Prix di Pasticceria, a tutte le associazioni, in particolar modo al professor Geremia Schiava e Antonio Vannacore, che mi hanno voluto fortemente a questo bellissimo evento. Io porterò un bellissimo VIX di bel canto italiano e internazionale, ma sicuramente passando dalle nostre belle canzoni napoletane. Sarà un bel viaggio, sarà una bella serata, un bello show, non ve lo perdete, il 1 maggio, festa dei lavoratori, ma soprattutto musica che incontra il buon gusto della pasticceria.